Raccolta di firme contro l'autonomia differenziata nel pomeriggio di venerdì a Policastro Bussentino. Su iniziativa dell'intero gruppo di minoranza del comune di Santa Marina è stato possibile per i cittadini del posto contribuire alla campagna referendaria messa in campo dal Comitato per il Sì, che punta all'abrogazione della legge Calderoli. Un'occasione per fermarsi a discutere anche di persona su questa vicenda nazionale che ha avuto mobilitazione anche a livello locale. A sorpresa è passato a dare sostegno all'iniziativa l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Dario Tamburrano, che anche sulle sue pagine ufficiali ha lanciato l'appello alla firma, annunciando la possibilità di poterlo fare anche nel Golfo di Policastro. Tamburrano si è intrattenuto con i consiglieri di opposizione che hanno fatto da autenticatori per le firme. Positivi i risultati di questa prima giornata. Ad avvicinarsi alla postazione per la firma, come ha spiegato uno dei promotori, Giuseppe Vita, anche i non residenti. Alcuni che non erano residenti li abbiamo aiutati a firmare sulla piattaforma online, abbiamo tramite Speed, perché si può firmare, poi altri hanno aderito e comunque la campagna continua in questi giorni, perché i consiglieri si stanno prodigando per raccogliere quante più firme, per quanto il referendum ha superato le 500.000, quindi però è giusto dare un segnale anche a questo governo. Noi abbiamo un indice di povertà assoluta certificato dall'Istat del 9,8% che riguarda gli individui e dell'8,5% che riguarda le famiglie, con un 15% della popolazione a rischio. Il grosso risiede nelle regioni del centro-sud. Applicare attualmente, con il livello di disuguaglianza che c'è e la condizione dicotomica tra nord e sud attuale, significherebbe finire di impoverire queste persone.